Nuovo video oggi, ragazzi, siamo tornati ad aprire una collezione che aprivo un bel po' di tempo fa. E infatti è uscita la Series 2 e la collezione in questione è ovviamente no, però è la collezione Fortnite. È riuscita sempre dalla Penini, il costo di questo starter pack è di 9,99 euro. E qua troviamo l'album, dove possiamo mettere le card ovviamente, e tre bustine. Quindi oggi ci andremo a vedere. Ah no, l'album non si può vedere perché è come con l'adrenaline. Vabbè, comunque oggi andremo a vedere com'è l'album e andremo a sbustare le tre bustine. Questo qui è lo starter pack. Qui dietro troviamo l'album, che infatti è così, vedete, come con l'adrenaline. Le tre bustine, che sono così, gli artwork mi sa che sono uguali. Qui troviamo un po' di figurine, tutte le skin. E poi qua è questa città che è Parco Pacifico. Sì, sì, sì. E qui in totale abbiamo 24 carte che possiamo trovare. Ah, e poi abbiamo anche queste carte speciali. Holo Foil, Optochrome e Holo. Carine, carine, carine. Allora, andiamo ad aprirlo. Qui c'è un QR code. Dopo lo andrò a prendere perché sono molto curioso. Allora, prendiamo le tre carte. Infatti gli attori sono diversi, mi era palese. Abbiamo Pesce Secco e Bananita. E questo è questo che non so come si chiamino. Ok, ragazzi, quindi questo qui è l'album, è stato tutto sbustato. Abbiamo qui ovviamente le tre bustine, che già questa qui l'avevo un pochettino aperta per vedere cosa si possono trovare. Quindi possiamo trovare, allora, 250 card normali più tutte le altre, che sono 50 skin verdi, quindi non comuni. Poi 60 rari, non si vede. Poi 60 epici, 30 leggendari, 37 Everesting Tools, che non so che significa, e 13 delle map, cioè delle città, map card. Poi qui abbiamo, vabbè, qua non ci sono scritte le percentuali, però si possono trovare circa una su quattro pacche, possiamo trovare quelle holo e cose. Quindi l'album, come avevo già detto, è come quell'adrenaline, quindi non c'è niente da vedere. E mettiamolo qui e iniziamo ad aprire le bustine. Una bustina costa 3 euro e questo qua costa 10 euro, quindi 9,90. Iniziamo ad aprire. Si aprono così come le adrenaline. Ok. Allora, le carte sono tante, 8. Non c'è nessun tipo di trick da fare, io inizierei così. Allora, primo abbiamo un pacchetto Moonrise, che è epico, perfetto. Poi abbiamo Wonder, questa qui era una skin speciale per il telefono, carino. Wonder, che è molto bella, epico ovviamente. Poi abbiamo Fira, Fia, in italiano, mi dispiace ma non le so tutte, epica. Poi abbiamo lo Dog, The Brett, perfetto, blu. Tiger S, perfetto, blu. Poi abbiamo lui, Aeronaut, sarà aviatore, no, aeronautico, no, non lo so sinceramente. Poi abbiamo Dominatore del Deserto, tradotto proprio qua. Poi abbiamo Siren Shot, è verde. Ok, quindi questo qui è il primo pacchetto che abbiamo aperto, l'unica carta carina è questa. Anche, no, questa è molto più bella. Perfetto, mettiamola qui. Adesso continuiamo con quest'altro pacchetto, perché la bananita mi sta molto antipatica, quindi ce la leviamo subito. Allora, abbiamo già... prima carta speciale, questa qui per ultimo, via. Vamos. Allora, Piccone, Bubble Popper. Poi abbiamo Hemlock, questa qua si trasforma, non è sempre così. Mi pare, sì, dovrebbe essere lei. Poi abbiamo Bright Blaster, Phoenix, Cutpie, lei è molto bella, Crusher, di nuovo Desert Dominator, il dominatore del deserto, quella speciale che avevo detto, Holo, finalmente, so qui la nostra prima skin,
Oh no, è giusto quello? Sì, così è giusto. Quindi questa qui è la nostra prima skin carta holo. Eccola qui. Non c'è scritto il nome. Eccola qui, Ventura. È veramente, veramente tanta, tanta roba. Non è che c'è tanto in più. Hanno preso questo qui dietro e hanno fatto questo qui olografico. Però è figo, è figo. Quindi questa qui è una epica versione tutta bella holo. Questa qui dovrebbe essere holo, presumo. Quindi ovviamente la andiamo a mettere lì con la sua carta. E adesso abbiamo l'ultimo pacchettino. Eccolo qua. Speriamo qua di trovarci l'altra versione speciale. Così abbiamo trovato tutto e siamo felici. Ok, piccone. FX. Poi abbiamo Wild, che è una skin da 5 che pure io avevo. Astro Assassino. Ripley, skin che ho sempre odiato. Rio Grande. Snoogs. Poi abbiamo Branded Brawler. Ok. E poi abbiamo Giada Rossa. Questa qui, vabbè, lo so perché ce l'ho pure io ed è una delle mie skin prefer perché è verde ed è bellissima. Guardate voi, devastante. Non penso ci siano pure gli altri stili, perché in teoria ha pure l'altro stile nuovo blu. Però non penso ci sia. Ok, raga. Quindi, qua sinceramente di skin speciali non so cosa metterci. Ci metto Giada perché è bella. Così a random. Perfetto, così. E quindi, raga, questo qui erano le figurine di Fortnite. Sì, ho fatto tutto il video con la maglietta mostra che mi sono ritrovato così a caso. Ok, raga, vi lancio una sfida. Ho visto che ci sono pure, c'è pure il pacchetto speciale da 8,50. Poi, e poi anche il box, che chissà quanto costerà. Quindi, 500 mi piace e ci andiamo a prendere il box. Easy così. E quindi, raga, vi ricordo che sono usciti pure i fumetti di Fortnite, quindi se magari li volete scrivetelo qua sotto nei commenti che ci faccio un video. E quindi, raga, se vi è piaciuto, iscrivetevi, lasciate un like, vedete? E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!